Buongiorno ragazze, benvenute in un nuovo vlog molto molto disordinato perché avete visto delle clip dei giorni scorsi in cui siamo usciti a pranzo fuori con le bambine, insomma varie cose che io ho raggruppato e ho messo all'inizio di questo video però poi effettivamente è passato qualche giorno. Io mi ritrovo adesso in macchina perché, ragazzi, per chi non lo sapesse, io sono rientrata al lavoro ormai da un mesetto. E, e niente, sto ricevendo tanti messaggi che vi mancano i miei vlog. Vabbè, ragazzi, io sto tenendo la media di una settimana, ma vi ripeto: quella fase ancora altalenante non è assolutamente finita. Aspettate che vi appoggio. Eh, quindi semplicemente eh, apro la fotocamera nel momento in cui ho voglia, poi ritornare alla routine normale tra lavoro, scuola delle bambine, eccetera, eccetera, non è assolutamente facile, anche perché eh, come sapete manca un pezzo importante di questa routine che è mia mamma. E quindi ricostruirsi dopo una situazione del genere non è facile, e eh, si rischia di cadere sempre in momenti di sconforto, di tristezza che però sono normali. Infatti, i vostri messaggi mi aiutano a capire che questa è una fase normale, vi dico la verità: eh, la sto gestendo gestendo, non prendendo, gestendo meglio di quello che pensavo perché sapete che eh, tutta la malattia di mamma insomma certi pensieri io me li sono sempre fatti del tipo se muore mia mamma come reagisco eh, insomma ti veniva quel minimo mini attacco di panico perché fondamentalmente tutti se andiamo a pensare una cosa del genere non andiamo a eh, realizzare bene quali saranno i sentimenti effettivi e sono sentimenti Brutti, però eh, li sto gestendo perché riesco comunque nella quotidianità a tenere un, un atteggiamento abbastanza positivo poi sì è tutta una copertura una maschera perché la tristezza ti accompagna in tutti i giorni però io mi immaginavo disperata proprio depressa che non riuscivo a uscire di casa e invece no perché comunque la, la vita continua, poi per carità, ragazze e ragazzi. Perché mi è stato detto anche che io non nomino i ragazzi. <ride> Palesatevi nei commenti perché io, la verità, tutti i commenti che leggo sono di, di donne. Eh, e quindi molte volte mi viene naturale dire ragazze. Ma comunque. Eh, non voglio discriminare nessuno <ride> chi vede i miei video eh, sono tutti che li possono vedere quindi ragazzi e ragazze eh, che mi ha fatto sorridere tantissimo questo commento comunque ehm, sì come vi dicevo mi immaginavo depressa e tutto invece la vita va avanti si cerca un attimino di tenere duro si accolgono eh, in maniera molto tranquilla serena anche in momenti no perché non mi sto sforzando a fare vi ripeto ciò che non ho voglia di fare assolutamente mi sto dando spazio e questo spazio è, è uno spazio molto mm, compresso perché la mia reazione principale è stata quella di riempirmi le giornate di cose da fare e il momento clou, uh, più brutto è quello della messa a letto nel senso vai a dormire e lì un po il cervello ti parte in quarta quello sì è la parte più, più difficile naturalmente come dicevo ragazzi e ragazze <ride> ognuno vive il lutto nella propria maniera la mia è la mia maniera di riempirmi le giornate di cose da fare di non sopportare la verità, la parte in cui c'è la commiserazione, che è un sentimento comunque che esiste perché le persone vengono, comunque ti fanno le condoglianze, però già dal funerale di mamma, già dalle persone che mi ruotavano intorno, eh, quella è una cosa che io non ho sopportato, non chiedetemi perché, nel frattempo ragazzi non mi sto mettendo le dita nell'orecchio, ma... Mi sto grattando fuori perché purtroppo io soffrendo di allergia orecchie, naso e gola vanno in fiamme e quindi quello è un sentimento diciamo che io non, non ho mai sopportato fin dall'inizio. Lo accettavo ma non lo accettavo eh, quindi o oh, tendo sempre a distaccarmi dalle persone che vogliono. Si chiama commiserazione, ma non so neanche come, come descrivervelo. Lo accetto sì da persone che hanno vissuto veramente mia madre, che si sono interessate a lei e tutto, ma dalle persone che sono state delle meteore. Il, cioè, boh, non, um, non riesco a comprendere. Forse sono. Scusate, stavate cadendo. Sono delle sfaccettature che sono uscite nel mio carattere adesso con lutto di mamma. Ci sono cose proprio che non tollero più, che mi danno proprio fastidio, ma un fastidio terribile che mi allontano. Eh, anche un semplice sguardo che tipo. Adesso vi faccio un esempio: è capitato, noi abitando in un condominio, naturalmente io non è che quando è morta mamma ho dato il bando a tutti, anche perché sì, nel condominio ci, ci conosciamo, ma non è che c'è confidenza è capitato che persone del condominio sono venute e eh, non mi ha detto niente non ho saputo nulla, lì la risposta che mi veniva da dire era ma cosa ti dovevo dire, cioè ti dovevo bloccare in mezzo alle scale, oh ma lo sai che è morta mia mamma cioè non, non riuscivo a capire anche queste battute, infatti dicevo cosa dovevo dire eh no perché è morta tua mamma io non ne sapevo niente, ma non è che dovevo affliggere nei muri i, i poster per farvi capire che era morta mia madre, cioè, ma è lo so, nel senso, io credo che sia naturale che le persone che vengono a saperlo siano le persone che effettivamente fanno parte della rete familiare eh, e che comunque hanno frequentato mia madre. Quindi, in un modo o nell'altro, lo viene a sapere. Tutte le altre, come le chiamo io, le meteore, cioè, se non lo viene a sapere, non lo viene a sapere, nel senso, vuol dire che non eri. Presente o comunque non eri una persona che mia madre frequentava e che a mia madre eh, ha, ha significato qualcosa nella sua vita, cioè, non lo so. Eh, poi vi ripeto, funerale, persone che sicuramente dispiaciute, il dispiacere, il dispiacere ci sta. Io non ho versato una lacrima, ragazze, perché lì mi sono gelata. Perché ho avuto paura, e vi ripeto, sono diventata molto cinica, infatti datemi suggerimenti nei commenti, perché magari vi è capitato pure a voi, magari io sono esagerata, però è la verità, è così quello che mi sta succedendo. Sono diventata molto cinica, cioè non volevo che le persone si nutrissero del mio dolore, perché poi c'erano persone che effettivamente lì erano per mia mamma, ma poi ci sono i curiosoni che non... Io non sopporto che magari durante il funerale ti fissavano a vedere se tiravi giù una lacrima oppure se eri di cioè io lì mi sono proprio gelata ho detto no e infatti poi mh, è successo che ci sono stati anche commenti eh ma la figlia non ha versato neanche una lacrima quelle sono le persone che io evito le curiosone Comunque, ragazzi, detto ciò, oggi è sabato, io ho accompagnato le bambine da mia suocera. Perché ormai, da quando è morta mamma, ce le sta tenendo lei. Poche volte, perché grazie a Dio io e Cristian facciamo part time, quindi non capita mai con la scuola di mezzo che ce le debba tenere. Però il sabato non vanno a scuola, quindi stamattina io e Cristiana siamo tutti e due al lavoro e eh, quindi ce le sta tenendo lei. Io uscirò alle tre da lavoro, poi di pomeriggio, mo, non lo so cosa facciamo, anche perché domani è domenica, eh, sono libera. E poi quando uscirò da lavoro vi racconterò anche le vicissitudini di ciò che è successo dopo il. Ehm, Dopo il funerale di mamma, insomma, varie cose che sono andate un po' a, a perdersi, e, e tanti incazzi che io ho avuto. Quindi, ragazzi, ci aggiorniamo dopo, io adesso vado al lavoro e niente ragazzi, appena uscita da lavoro, sono completamente cotta. Cotta, io faccio la commessa. Molti me lo chiedono nei, nei commenti, ve lo dico. Così, anche le persone che me l'hanno chiesto negli ultimi video: che non sono tantissimi, però lo dico: ci sono 28 gradi, da noi ancora il freddo non inizia, però, eh, essendo una bella giornata, la gente aveva voglia di fare shopping, cosa che io ho fatto. Non per me, perché non ho intenzione di comprare niente di che per me, ho fatto un sacco di shopping per le bambine, però è lì fermo nell'armadio perché molte cose non si possono mettere perché ancora ci sono queste giornate. Adele ha avuto. Ha finito la settimana scorsa addirittura l'antibiotico perché gli è venuta una bruttissima bronchite, quindi abbiamo iniziato la grande anche quest'anno con le malattie. E niente ragazzi, io torno a casa, sono anche mezzo sudata, mezzo appiccicaticcia perché c'è proprio caldo. Um, Cristian ha fatto un po' di pasta e, e niente, ieri sera abbiamo mangiato la pizza, vediamo stasera cosa mangiare. Boh, io ogni volta che c'è qualcosa c'è da cucinare non so mai cosa fare comunque. Sconvolta, mi farò anche una bella doccia veloce appena torno a casa e niente, a dopo. Oggi porto un po' di fiori alla mia mamma e a dei parenti. Niente ragazzi, è praticamente un vlog dalla macchina. Io ieri non ho registrato più niente, sono tornata a casa... Mezz'oretta mi sono coricata perché ero KO. È stato un sabato, come vi ho detto, devastante. Allora, oggi è già domenica, una delle mie domeniche libere. Dobbiamo andare a pranzo da mia suocera, ma io ho lasciato Cristian e le bambine a casa. Ho preso la mia macchina, sono venuta qua al cimitero perché ieri, comunque, una volta a settimana ci vengo al cimitero quando, quando posso. E. Però ieri mi è venuto un bel po' di malumore, ieri sera, e sembra fatta apposta perché Asia eh, si rende conto sempre di questo malumore. Quindi è venuta, mi ha abbracciato, insomma, poi mi dice le frasi anche che mi fanno piangere totalmente. E, e quindi diciamo che è un po' la sostituta di mamma Asia in questo momento. Oglio le suggerisce lei le cose da dire e da fare perché guardate, ha detto un paio di frasi ieri che mi hanno seccato completamente. Quindi stamattina ho detto vabbè faccio un po' di pulizia a casa, poi vado al cimitero anche perché mh, è la domenica prima dei Santi. Eh, questa settimana sicuramente tornerò, però domenica prossima non so se riesco a passare perché Cristian lavora, però magari sì, insomma, vediamo anche un po' il tempo perché qua sta per iniziare a piovere. Ha piovuto stanotte e ha dato un po' di tregua stamattina, però eventualmente magari se non c'è troppo... Troppo macello perché io odio le situazioni in cui c'è un sacco di gente. Sono venuta oggi e ho comprato un po' di fiori. Li ho portati alla praticamente nella strada che va alla tomba di mia madre. Ci sono mio nonno e mia nonna paterna. Eh, ero molto piccola quando è morta mia nonna. Avevo l'età di Asia 8 anni. Eh, me la ricordo sempre con un bellissimo ricordo perché ci andavo d'accordissimo, lei era proprio una nonna affettuosa, però naturalmente sono ricordi un po' sbiaditi perché ero molto piccola eh, mio nonno invece è morto quando, quando ero un pochettino più grandetta, molto più grandetta avrà avuto una ventina d'anni nel frattempo io devo aprire un po' il finestrino perché sto morendo di caldo ragazze Ehm poi eh, vabbè, sono andata dai miei nonni paterni, poi sono andata da mia mamma e poi sono andata da mia nonna materna, che si chiama Rosa Maria Rosa. Mia mamma si chiama Rosa e le Maria Rosa avevano lo stesso nome. Infatti, gli ho portato delle rose, li ho messo i fiori anche a lei, sono uguali, identiche ragazze, uguali, 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 ma proprio di aspetto fisico ma anche caratterialmente. tutte e due molto buone. Insomma, delle persone... Ma ha preso proprio da mia nonna, in tutto. Eh, infatti non so se riesco a farvi vedere le foto, ma mia mamma era proprio uguale, identica a lei. E sono passata, infatti, anche nella sua tomba, gli ho lasciato i fiori, insomma, ho fatto un piccolo giro. E eh, niente, adesso sono in macchina che dobbiamo andare a pranzo alla mia suocera. Qua c'è un viavai di gente, appunto, perché... Questa è la settimana in cui ci sono le festività, appunto, eh, quelle principali. E, e niente, io ho fatto solo un po' di pulizia stamattina, ma me la prendo proprio con calma. Stasera mi farò una bella doccia, starò a casa tranquilla, serena perché poi quando mi prendono queste giornate, no. E devo tenermi occupata per non andare troppo col cervello a, a farmi male più che altro perché questo è il punto. E niente ragazze, è un colpo al cuore venire sempre al cimitero, comunque sono flash di ricordi brutti e ci vengo naturalmente qua, c'è solo il corpo di mia madre, il suo spirito non c'è, l'unica cosa che io sto avendo in questo periodo è un po' di dubbi eh, su, sull'aldilà, ecco, questo è un po' quello che vi volevo dire. Dubbi sull'aldilà, non lo so perché mi stanno venendo. C'è cioè stato proprio quella domanda fatidica che ti dice: ma c'è veramente qualcosa dopo? E questa domanda io nella vita in generale non me la sono mai fatta seriamente, ma come morta mamma ho iniziato a avere... Boh, non lo so perché questi, questi dubbi. Diciamo che in gergo religioso la fede ah, vacilla in questo periodo. Comunque niente, non, non so se anche a voi è capitato, ma ho sentito tante persone che non nei social, ma nella vita reale, che hanno avuto queste, queste problematiche, insomma, che poi non sono delle problematiche, sono delle domande che naturalmente quando succedono queste cose... Ci facciamo, eh, non c'è una risposta quindi, se un po' eh, non, eh, non siete fermi nella fede, eh, queste domande ti creano tanti tanti dubbi. Ma comunque, credo che sia eh, più che normale. Poi sono venuta anche a, eh, a verificare perché ragazzi è stata un'Odissea. La questione del luculo, del marmo, del luculo di mia madre. Aspettate che mi sta chiamando Christian? Eh, praticamente noi, io questa cosa l'ho risparmiata, veramente, perché io potrei fare recensioni, cioè faccio recensioni su tante aziende, eh, però non me la sento di dire il nome di questa azienda che si è occupata del marmo, del luculo di mia mamma, perché davvero non li vorrei creare più danni di quelli che li fanno già in città perché anche al cimitero qua io ho chiesto ma com'è questa persona seria e, e diciamo che tutti hanno avuto una recensione negativa e posso assicurarvi che questa recensione è anche sulla mia pelle. Io non so se dirlo perché fondamentalmente molte persone mi hanno detto non lo devi dire perché almeno le persone che abitano nella tua zona, eh, zone limitrofe, mh, non si affidano a lui per i lavori. Vi spiego cos'è successo. Io ho scelto subito dopo il funerale, il giorno dopo il funerale di mia mamma, sono andata a fare tutto quello che riguardava il cimitero, quindi la scelta dell'oculo, marmo, ho dato la foto per fare questa pergamena perché adesso si usa la pergamena invece che la foto singola, avevo fatto tutto e avevo anche scelto di eh, far incidere una croce nell'oculo di, di mia mamma. Sta di fatto che questo è passato due, tre, quattro settimane e ancora il loculo di mamma era senza marmo. Chiamavo la segretaria e mi diceva sempre no, no, vanno domani, vanno domani, vanno domani, questo vanno domani, non succedeva mai. Tant'è che poi alla fine ho detto scusate ma eh, io vi ho pagato anche tutto in anticipo perché non è per vantarmi ragazze, però ho fatto questa cavolata. Ho pagato tutto prima ma mi hanno detto tutto è sbagliato perché dovevi dare solo un acconto. E, e praticamente eh, hanno piazzato il luculo, cioè il marmo il del luculo. Vado a verificare la croce, non c'era. Pagata anche quella. Li chiamo, cioè mi avete fatto aspettare ritardi su ritardi per poi vedere che il luculo non è neanche uff, mi viene a dire luculo che è il marmo che avete mh, piazzato non è neanche conforme a quello che io vi ho chiesto. Ah no, eh, se ne è dimenticato, sì, dimenticato un par di... e eh, non mi fate dire la parolaccia. Va bene, se voi ti mettiamo la croce quell'esterna invece che incisa, perché se no ci sarebbe da, da smontare tutto il marmo. Ho detto no, mettetemi questa croce esterna, l'importante è che ci sia un segno religioso, mia madre era cristiana, cioè voglio dire... Eh, la questione era questa. Eh, passate, è passato un altro mese ragazze che la segretaria chiamava il titolare il titolare gli diceva eh, vado domani vado domani vado domani e intanto è passato un mese tre settimane quasi un mese al che mi sono arrabbiata l'ho chiamato io ho detto io rivoglio in soldi tutti quanti indietro del marmo perché quello che avete fatto a parte il fatto che siete fortemente in ritardo e ancora il lavoro non è finito in più mi state prendendo in giro Beh, sta di fatto che mi hanno messo questa croce, ragazze, che io non sono per queste cose, va bene così, ok? So che molte commenterete, eh sì, ma se tu avevi chiesto un tipo di lavoro, quel lavoro ti dovevano fare. Non ne ho più voglia, ragazze, però, di stare in guerra. Mi hanno messo una croce che, guardate, se la mettevo io era meglio. Davvero, questo è. E non so se dire il nome di questa azienda. Per aiutare persone a non rivolgersi mai a lui perché tutti, tutti, anche qua al cimitero dicono che è un asino, completamente un asino. Comunque ragazzi è finito questo discorso, vado a pranzo adesso e poi più tardi ci aggiorniamo perché torno a casa. Un bacio.